Per i giovanissimi è molto difficile recepire perché il distacco emotivo ormai è molto forte. I giovani studenti dell'Istituto Comprensivo Paladini di Treia hanno assaporato il significato della libertà conquistata dall'Italia, anche grazie al sacrificio di molti loro concittadini dell'epoca. La marcia per la libertà ha preso il via dal centro per arrivare poi a Villa Quiete, conosciuta anche come Villa Spada. Ad ogni passo riflessioni e ricordi. Oggi questo ricordo con i ragazzi delle scuole, perché ci sembra che sia sempre più difficile, diciamo, far capire il sacrificio che è stato fatto per avere la libertà in questo nostro paese. I giovani bisogna fargli toccare con mano, far vedere, raccontare storie vere, immagini. Fondamentale risulta essere il ruolo degli adulti, delle istituzioni e degli insegnanti. Noi grandi dobbiamo fare uno sforzo, noi adulti, per far loro capire quanto sia importante apprezzare la libertà di cui godiamo oggi, che non è mai scontata, mai banale e va sempre difesa. Quindi noi dobbiamo insegnare ai ragazzi a restare vigili alla, come dire, tutela e salvaguardia dei diritti. Durante il corteo, la sosta davanti alla cippo che ricorda l'uccisione dei fratelli Giustozzi. A Villa Quiete il racconto del sacrificio dei partigiani d'oltremare e di quando Mussolini scelse la villa per portarci 50 di essi. Tra le storie riportate alla luce per la consapevolezza dei più giovani, quella di Pacifico Prosperi, nato nel 1887. Dopo essere diventato medico, si sposterà alla Spezia per esercitare la sua professione. Durante il fascismo sarà costantemente sorvegliato dalla polizia, sarà più volte incarcerato, una volta anche confinato. E dopo l'omicidio Matteotti entrerà a far parte di un'associazione clandestina che allora si chiamava Italia Libera. E dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando la Spezia sarà bombardata, tornerà a Treia come sfollato e sarà nominato dal Comitato di Liberazione Nazionale primo sindaco di Treia nel periodo democratico, all'inizio del periodo democratico e della ricostruzione. Durante la sua amministrazione Prosperi cambiò alcuni nomi di vie, ad esempio Corso Italia lo tramutò in Corso Italia Libera.